Ciao Alissa! Che c'è? Cosa stai facendo? Ciao! Sto giocando con Peppa! Con Peppa? Sì! Ma ti piace Peppa Pig? Sì! E allora io oggi ho una sorpresa per te! Che cosa? La vuoi vedere? Sì. No, non è là dietro! Adesso la vado a prendere, sei pronta? Sì! Allora, dobbiamo soltanto togliere un attimino tutti questi giochi perché ci serve un po' di spazio. Dopo li rimettiamo, va bene? Dai! Ok! Ok! Li stavo rimettendo in coperta. E dopo li rimettiamo, adesso vedi la sorpresa prima. Ok! Eccola qua, la sorpresa è dentro questo paccone! Vediamo! Lo vuoi già vedere? Cosa ci sarà? Intanto ho visto un pallone per fare calcio. Fa vedere. È proprio il mio pallone preferito che volevo. Ah, rimbalza, rimbalza. Di Peppa e poi? Allora, secondo la mia macchinina preferita di Peppa. E adesso è tutto preferito? Vediamola. Che carina, con Zoe Zebra! E poi che altro c'è? Chi è quello? Un uovo! Un uovo di Pasqua? Infatti! Di Peppa? Sì! Vediamolo! L'ho fatto aprire! Beh, ma lo apriamo a Pasqua, scusa! Oh, vabbè, siamo un po' sgualcito, eh! Mettiamolo bene! Fammelo vedere! Wow! Chissà cosa c'è di sorpresa! Vabbè, magari dopo lo apriamo, eh! Poi... Tu vuoi sempre le collane, poi che altro c'è? Ma questo non lo sapevo mica. Un bel libro dell'amicizia. Sfoglialo. Oh, dai, ma che bello, Alissa. Sai cos'è questo? Un libro dove scrivere tutte le cose sui tuoi amici. E qua da ritagliare. Sì. Aspetta, fammi vedere ancora. Questi sono tutti gli amici di Peppa Pig. Però abbiamo saltato delle pagine. Mi sa che è per costruire il memory. Oh. Fantastico. Molto bello, nemmeno io l'avevo mai visto. E poi che altro c'è? Un altro libro! Ma questo, sbaglio, è dell'inglese. C'è la bandiera inglese. Infatti, l'inglese a tavola. Vediamolo bene, mi sembra una cosa molto interessante. Impara l'inglese giocando. Ogni pagina diventa una tovaglietta gioco. No! Non ci credo. Tu stacchi questa tovaglietta e la metti a tavola proprio quando mangi. Veramente, tieni aperto qui così sfoglio bene. Sopra ci metti il piatto e mentre stai aspettando che arriva da mangiare oppure hai già finito di mangiare, tu giochi, per esempio qui ripassi le lettere e ognuna ha qualcosa di diverso, sono tutte diverse e c'è anche dietro, ci sono dei giochi anche dietro e impari l'inglese. Sì, infatti a scuola mi fanno imparare l'inglese. Ecco, così poi lo ripassi. No, ma questa è un'idea geniale, è fantastica e sono sicura che piacerà anche a Daniel. Così ve li metto a tavola. Da questa sera, quando mangiamo, metteremo le tovagliette di Peppa e così ci potrete giocare. Questo mi è piaciuto tantissimo. Poi che altro c'è? Ma un altro! Cosa c'è scritto? Peppa Pig, stagioni e colori. Quindi questo è un album da colorare. Aspetta, quelli sono stickers? Sì! Tanti stickers! Wow! Aspetta, che io non ci riesco a girare con una mano sola. Li faccio io, dai! Faccio
Ti fa anche vedere l'immagine qua, eh? Così sai quali colori devi usare. Di qua lo lascio un pochino bianco, vero? Eh beh, sì, è già bianco. Ce ne sono tanti. Li tiriamo ancora fuori. Vuoi vedere il prossimo? Sì. Il puzzle! Il puzzle? Sì! Questo è bellissimo, questo non ce l'abbiamo. Noi ne abbiamo uno qui di puzzle di Peppa, eh. Ne avevamo già uno di quando era piccolo Daniel, che l'ha fatto, rifatto e stramega fatto. E adesso ne abbiamo uno nuovo, dove devi fare gli abbinamenti. Vedi, per esempio devi abbinare Peppa Pig con Mamma Pig, Danny cane col papà cane e qui cos'è? Emily elefante con la mamma Fante. Dietro invece. Dietro ti fa vedere tutte le altre carte che ci sono, vedi? Sì. Adesso vediamo se c'è ancora una. No, carta. Secondo me è finito ormai. No, c'è ancora una cosa. Di Peppa, non lo sapevo. Prendi. È finito. Bello! Ti piace? Sì. Così poi possono fare la gara! Peppa sul razzo e Zoe sul treno! Li facciamo, dai! Pronti? 1, 2, 3, via! Via! Pronti? 1, 2, 3, via! Boom. Ma ti è piaciuto questo pacco super pepposo? Sì, pepposo! Cos'è che ti è piaciuto di più? L'uovo me l'ha dato, lo mangio. L'uovo di Pasqua? Sì, adesso lo apro. Ma non puoi, non è ancora Pasqua. Invece oggi è Pasqua. Non è vero. Ma come si apre qua? Tanto non ci riesci. Ah, ecco. No, non sei capace. Non è valido. È valido. No, invece. Perché pepposo si apre subito. Ah, se è pepposo si apre subito. Sì, infatti allo scuola hanno anche aperto di già il uovo di Pasqualino. Ok, vabbè, sì, dai, facciamo un'eccezione, apriamolo che sono curiosa. Sono curiosa. L'uovo bello! Bellissimo! Che è? La... Ma cosa fai? È bello dei colori. Interessanti i colori. Alissa! Ma è perfetto! Così ci puoi colorare quello dei colori! Ma dai! È troppo grande! Adesso basta! Molla l'osso. Qua. E sai una cosa incredibile? Il tappo sarà il temperino. E vai, così è impossibile perderlo. E intorno a... cosa c'è lì tutto intorno? Mi fai vedere che... Bello, da colorare. Sì, ma noi abbiamo il super album. Tu devi scegliere, Peppa? Sì, dai! Con i pattini? Sì, Peppa, con i pattini sono scegliere. Perché se dici così, Peppi Sciusci. Vedi che ci vede? Peppi Sciusci. Peppi Sciusci. Sì, e a parte che il sushi non è cinese, è giapponese. Vabbè, lo faccio anche. In realtà sarebbe così. Peppa con rosa. Ah no, vedi il naso è lo stesso colore. Lo so, però guarda la faccia così. Dai, se tu fai un po' più leggero viene più chiaro. Vedi? Vero. Perché io sono un genio di trovare tutto? Sì.
lo so. Sai perché? Perché trovi sempre tutte le cose che noi perdiamo. Però a parte quello, sei anche molto brava a colorare. Sai che stai andando benissimo, eh? Hai visto? Nell'uovo hai trovato proprio il regalo perfetto. Posso andare a mangiare altro cioccolato? No. Dammelo subito! Se non mi arrabbi mi metti in punizione. Tu a me mi metti in punizione? Sì, di non uscire più, di non fare la spesa e di non mangiare più e di non dormire più. Mamma mia, allora mi conviene darti un pezzetto di cioccolato. Quello gigante! No, piccoli, anzi è grosso, tieni. Non è grosso! Va bene, ho capito, devo scappare! Vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo video! Devo scappare! Sei una lissa golosa! Ciao ragazzi! Ciao! No! Dammelo! Dammelo a me!